Intanto vorrei ringraziare Mirko per il grandissimo lavoro che sta facendo, che ha fatto per questa seconda edizione della Croce, della Festa della Croce. Vedi che ti ho messo anche il simbolino con il tricolore, penso che sia il minimo dovuto. Però vorrei anche che ci fosse un grande applauso per Mirko, senza dubbio, ma e per altre persone, che alcune sono anche qui, che vedete, io quest'estate ho passato 2 mesi a disintossicarmi fisicamente, perché dopo 5 mesi con più di 100-120 comizi fatti casa per casa, sala per sala, ne avevo veramente bisogno, e ho passato 2 mesi, dicevo, con mia moglie e con i miei figli, la quale mi ha fatto capire veramente che cosa ha subito lei, perché alle spalle di chi deve fare, deve assumersi un impegno come questo, c'è sempre qualcuno che si spera condivida e ti sostenga, e qui ci sono altre persone come la moglie di Mirko, piuttosto che la moglie di Giancarlo, il nostro applauso sincero per quello che permettono ai loro mariti, e poi anche le signore che permettono loro. No, noi non siamo per la parità, siamo per una bella differenza, esaltazione della differenza. Amici di Verona che sono qui, Antonio, tutti i candidati, Mirko e Antonio, è anche eletto, lui sì. Io ero candidato, sì, risultato che paradossalmente, seppur eccezionale, perché raccogliere quasi 5.000 nelle circoscrizioni, quindi in totale 9.000, che vi garantisco che non difficile ricordarli tutti, abbiamo anche percentuali dentro la città molto più alte, nella circoscrizione dove è stato eletto Antonio abbiamo quasi il 6%, dove abbiamo Carlo Zambaldo abbiamo fatto il 5%, dove c'è Andrea Cona che era qui ieri, non so se l'hai incontrato, anche lì ha fatto il 5-5,5%, quindi ci sono tutte le premesse perché si possa costruire e andare avanti. Adesso faccio partire il microfono. Questo mi era, credo, abbastanza dovuto. Sì, era solo il cappello. Allora, poi se la prendono come. Io chiedo scusa a quelli a casa se sto di lato, ma preferisco che eventualmente vedano quello che può apparire sullo schermo, anche se sono solo degli aiuti per cercare di comprendere meglio quello che dirò e che abbiamo condiviso insieme. Prima si diceva, qual è l'elemento guida, no? Che cos'è che ci deve guidare? E noi siamo il popolo della famiglia. E la visione del buon padre di famiglia dovrebbe essere banalmente, secondo un'azione di buonsenso, ciò che guida il nostro agire, il nostro pensare, e consapevoli che tutto ciò che noi facciamo in politica, che poi si traduce in un'azione governativa o amministrativa, poi ricade su chi verrà. Voi sapete, almeno se mi seguite su Facebook, che io sono uno che per quanto riguarda politica nazionale e internazionale spesso rimando agli articoli dell'amico Maurizio Blondet, e l'altro giorno ha fatto un magistrale articolo, a mio avviso, sulla demografia, sul tasso di natalità, eccetera, facendo notare quanti pochissimi leader europei e anche in Italia ad avere figli. Ma che tipo di visione e capacità puoi avere di mettere in atto azioni per il futuro delle generazioni che vengono dopo di te se tu per primo non le hai vissute sulla tua pelle e non ti confronti con chi è responsabile della creazione del futuro della tua nazione che ti appresti a guidare? E invece noi cosa ci troviamo? Vediamo se andiamo avanti un attimo. Questa la conoscete? Credetemi, con l'Europa c'è. Questa è una meravigliosa manifestazione che da 15 anni si svolge a Verona, fra l'altro era stata pensata da, se non ricordo male, da un sindaco di centrosinistra, Paolo Zanotto, ma c'entra poco, in tempi non sospetti. Ad oggi, alla 15ª edizione, vengono in 200.000 da tutta Italia e da tutto il mondo, perché ci sono gemellaggi, per fare giochi di strada. Abbiamo 200.000 persone che sono papà, mamme e bambini che si infilano nelle splendide vie della nostra città e lì giocano tutto il giorno alla mora, alle cerbottane, al calcio balilla, si può dire balilla? No, è bizzarro. Barilla. Piuttosto che alla mora o a qualsiasi altra cosa. Se non che, come diceva prima l'amico Adinolfi, Raffaele, bisogna saper leggere le cose, bisogna
Guardate che questo è un compito fondamentale. Se voi volete fare politica, volete far crescere il popolo della famiglia, voi dovete studiare tutti i giorni la cronaca locale, la cronaca regionale, la cronaca nazionale, soprattutto politica, conoscere tutte le persone, quando vanno in bagno, quando mangiano, chi è sua moglie, chi è la prima moglie, la seconda moglie, la terza moglie. Voi dovete sapere tutto del mondo politico che vi circonda per non essere. Questa è una lezione che abbiamo preso da qualche fondamentale. E di come questo ci siamo trovati una sottomanifestazione molto bella, i libri viventi, dove delle persone più che libri narravano le loro esperienze di vita. Solo che fra queste esperienze di vita ci siamo trovati anche queste, diversamente amare. Quando ero frocio, si può dire questo? Secondo me è offensivo. Il mio amore uguale a me, semplicemente gay, gli angeli non esistono. Lesbica, va bene così, ho la luce contro. Mio figlio gay. Voi capite? Beh, salto alla fine. 200.000 persone, padre e madre, che si trovano a Verona, zona pedonale, mandano in giro i figli, tranquilli, a giocare. Ma sì, vai dentro a sentire la favola. La stiamo scherzando. E la correttezza nostra ci ha portato anche a ragionare sul fatto che questa manifestazione qui non era stata pensata dall'attuale amministrazione del sindaco Sguarina, perché si è appena insediato. Però ha avuto 3 mesi di tempo per studiare e ce l'ha chiesto. 3 mesi, 90 giorni, non si sono accorti, grande Mario, di una sciocchezza del genere. Noi li abbiamo informati preventivamente prima del nostro comunicato. Mario magari non sarà d'accordo su questo tipo di azione, però l'abbiamo fatto, li abbiamo informati. Questi non si stavano muovendo, volevano tenere tutto nascosto. Perché? Perché hanno il terrore del circo mediatico che si attiva dopo una notizia del genere, e noi abbiamo detto no. Abbiamo detto no, abbiamo fatto il nostro ben comunicato, ed ecco cosa ha titolato il Corriere, per citarvene uno, l'Ansa, il Giornale, per una sera, l'Arena, è andato su tutte le pagine dei principali quotidiani locali, regionali e anche nazionali, e a quel punto l'amministrazione non ha potuto più tacere l'evento, l'hanno annullato, perché noi abbiamo detto queste cose qui. No, il popolo della famiglia... capire cosa succede alle nostre spalle, alle spalle dei nostri figli. Sono degli incontri inaccettabili, perché appaiono improntati sotto la scusa della lotta ai pregiudizi alla promozione di una cultura contraria alla famiglia. Ma che cosa l'aspettate? Mio figlio era frocio, diversamente amare, eccetera, eccetera. Ma chi ha letto il programma? L'assessore alla cultura Briani. Ma dov'era? Una manifestazione la più importante dell'autunno dal punto di vista culturale della fruizione turistica, non l'analizzi sapendo che prima c'era una giunta come quella di Tosi che era stata precursore, comunque all'avanguardia, con la proposta sua dei registri per le unioni civili, aveva fatto il Gay Pride, l'aveva patrocinato, e dalla quale di tutto si poteva aspettare. E tu non fai pulci a una roba come questa. La cosa bella è stata che sabato in città con i miei figli molti si hanno detto: fortuna che ci siete voi, ma perché solo voi dite queste cose e le tirate fuori? Gli altri non ci arrivano. No. Ma la cosa peggiore non era il contesto, vedete. La cosa peggiore era che l'amministrazione, questa noi gliel'abbiamo scontata, voleva tenerla nascosta, magari annullarla. Di Federico potremmo anche aver fiducia del sindaco Sguarini sotto questo aspetto. Ma la volevano tenere nascosta. Perché? Perché il circo mediatico sì, si sarebbe bruciato perché abbiamo toccato un nervo. Ma questo, e torniamo alla nostra Europa, è frutto di un progetto del Consiglio europeo che in tutta Europa, e quindi in tutte le vostre città, cercano di realizzare, quello dei libri viventi, per coinvolgere, coinvolgendo bambini, minori, ragazzi e adolescenti. State attenti, leggete, studiate la cronaca politica, la cronaca della cultura locale, tutto è fondamentale. Ecco. E io soli, beh, ha già detto tantissimo chi mi ha preceduto, io faccio solo una battuta. Francamente è accademia, diciamoci di cosa stiamo parlando. Sostanzialmente tutta la macchina politica, giudiziaria, amministrativa, assistenziale ed economica è già tutta orientata affinché lo Ius Soli sia di fatto approvato. Vi faccio un esempio, ma
lo potete trovare in tutte le prefetture d'Italia perché più o meno accade ovunque. Questo è un bando della prefettura di Vicenza, che ho anche pubblicato su Facebook per chi l'ha visto qualche giorno fa, dove vengono proposti, dove si chiede chi vuole accettare soldi per assistere più o meno 2.500 immigrati per una cifra di euro 74.095.000 euro, 35 euro al giorno per l'immigrato, da qui a maggio dell'anno prossimo. Tanto per essere chiari, 74.095.000 euro. E questo arriva, anche questo, come indicazione dall'Europa, perché c'è una forzatura dell'accoglienza dell'immigrazione. Sopra casa mia, dove io ero a guida del mio territorio, hanno aperto un centro, 350 immigrati, senegalesi, nigeriani, marocchini, 350 con quattro donne. Sono sparite dopo un mese perché le hanno massacrate, ne hanno fatte di ogni. E io ho chiesto, ma che guerra c'è in Senegal? Che carestia c'è in Senegal? La maggior parte sono senegalesi. Allora, perché, vado veloce, ma perché arrivano e permettono che ci sia questa distrazione di risorse di cui le nostre famiglie hanno una fame impressionante? Quante? 110 prefetture, Vicenza non è la più grande. Mi spiego? Qui parliamo dei miliardi, l'anno scorso nel 2016 erano 3 miliardi e 700 milioni stanziati per gli immigrati a fronte degli scarsi 6-700 stanziati per il lavoro e per la disoccupazione e che quest'anno saranno incrementati nonostante il calo apparente di immigrazione avuto nell'estate che è solo propedeutico alla campagna elettorale d'autunno e basta perché in realtà arrivano ma li bloccano là, tant'è che il sindaco di Lampedusa già non ne può più. E non solo quello, ma comunque questo è quello che stanno distraendo dal bilancio dello Stato i nostri soldi e che potrebbero essere molto utili per altro. Le linee politiche governative sulla gestione dell'immigrazione rispecchiano linee sovranazionali che sono opposte a tutto quello contro cui abbiamo già combattuto e dovremmo combattere nei prossimi mesi. I matrimoni egualitari prima, scusate mi è scappata la parola matrimoni, quelle cose lì, le unioni civili egualitarie. Il tentativo precedentemente fatto l'anno scorso di distruggere la Costituzione con la riforma che era stata proposta dal governo Renzi e poi bocciata, eccetera, eccetera. Arrivano le DAT, arriva l'eutanasia, arriva la prostituzione, arriva tutto, tutto. Noi abbiamo detto per 90-100 incontri in campagna elettorale, casa per casa, e la gente pian pianino si è svegliata e ha aperto gli occhi e ha capito. Noi dobbiamo fare questo, noi dobbiamo operare per ridare all'Italia la capacità di rinascere sulle fondamenta della civiltà che hanno sviluppato il vero progresso dei popoli. Non dobbiamo vergognarcene, non è una presunta teoria quella che la cultura dominante oggi che ha generato il progresso a cui siamo arrivati è nata qui. E sappiamo che può essere ancora prolifica. Una civiltà fondata sulla centralità della persona, del suo primario diritto alla vita e la sua dignità in ogni momento e situazione, dal concepimento alla morte naturale. Ho sbagliato? Sì. Queste sono, in sunto al massimo, le ragioni della scelta per cui in tanti siamo qui oggi. In tanti ci siamo spesi e sacrificati in questa campagna elettorale passata e quella prima, quando Mario e Gianfranco lanciarono il popolo della famiglia, e vorremmo però dare una prospettiva di un futuro diverso. Questo con il popolo della famiglia, sono fuori di un minuto e mezzo, mi perdonerai. Torniamo ai 75 milioni di prima, scorro veloce. Guardate l'Italia, dati Istat 2015-2016. Si vede perché io ho la luce che mi abbatte. Sì. Saldo naturale sempre più negativo. 485.000 nascite nel 2015, 474.000 nel 2016. Questo è il numero medio di componenti della famiglia per ripartizione geografica. C'è un calo strepitoso in tutte le regioni, si salvano le isole della Giovanna Arminia, di Alberto Agus, grandi. Ma il dato è inequivocabilmente in calo. Guardate cos'era la piramide della popolazione, tutti sapete cos'è la piramide della popolazione, è la fotografia della popolazione nati, morti in quell'anno preciso e ti dice come siamo messi.
Qui sotto abbiamo i nati, nella parte bassa della popolazione in quell'anno, quel chi ha 5 anni, 10 anni, 15 anni, dove vedete quel dente bianco, era la prima guerra mondiale con i morti. I sopravvissuti erano la parte nera dentro al dente. Vedete, è esattamente una piramide, si chiama così. Nel 1976, per non fare i fascisti, che poi fanno si arrabbia, perché il 26 era lì, no, si rischiava, nel 76 era ancora più bella e si vede il dente della seconda guerra mondiale. Scusate, ci stava, non potevamo. Nel 2016 guardate cosa diventa. Qui abbiamo i giovani, i nati, i bambini, i giovani, lì abbiamo la fascia centrale degli anni 70, il boom degli anni 70, il baby boom, io sono del 73, e sopra abbiamo gli anziani e poi a Dio piacendo si va al creatore. Ora la domanda è, per il buon padre di famiglia, che sta spendendo 76 milioni per prefettura per queste persone che vengono e che sappiamo perché vengono, quando questa fascia centrale che oggi è produttiva, lavora e che oggi sta sostenendo la sanità, sta sostenendo la scuola, sta sostenendo le pensioni che noi non avremo mai, quando queste persone saranno cresciute e saranno nella fase centrale, i bambini di oggi, e chi oggi sostiene il peso economico sarà nella parte alta, ma chi ce la paga la sanità, l'assistenza, la scuola, la sicurezza, la pensione, eccetera? È questo che si deve fare, aprire gli occhi a chi ci sta attorno, far capire che noi queste cose non le possiamo più permettere per recuperare il gap che si è creato. Quanti anni si è previsto? Dai 50 agli 80 anni, ci vuole un sacco di tempo, perché con un tasso di crescita, scusate, di nascita che dopo c'è, che è dell'1,34, ma guardate che bello, è molto bello, perché in realtà se lo scorporiamo, andiamo a vedere, l'1,95 è dato dalle donne straniere, le donne italiane 1,27, eccolo qui, non ci scappate. Quindi ha quasi ragione Boeri, che è un pazzo fulminato, a dire che se non vengono gli immigrati, quella piramide invertita ormai accelera ancora di più nella sua progressione. Ma è un discorso che ha fatto Boeri, che non è del tutto condivisibile, che vedremo in un'altra situazione. Le famiglie oltretutto non sono libere di scegliere il numero di figli desiderati, meglio appelli, tasse, l'ISE, l'ISE è un massacro, è nata a Bologna, scusatemi, però è nata con la mentalità che c'era a Bologna, una mentalità prettamente di sinistra, fatta per farci le pulci in casa, più risparmi, se voi ci fate un caso, risolvetela così, chi fa l'ISE più ha capacità di risparmio, più è punito. No, non faccio nomi, ma il riccone che si compra la Porsche, magari in Romania con la targa estera e porta dei soldi, non c'è nessun problema. E ce lo ritroviamo davanti, che ne ho quattro, nella lista d'attesa dell'entrata al nido. Guardate questo dato, per stare sull'Europa, Francia e Italia, 64 milioni la Francia, 65 milioni la Francia, 60 e mezzo l'Italia. Nascite 2016, Francia il 58% in più. Una differenza di 273.000 persone nate. Ma guardate gli 8 anni, l'ottennio della grave crisi economica che abbiamo appena vissuto. Francia 7 milioni di nati, Italia 4,8 milioni di nati. Crisi là, crisi qua. Noi abbiamo delle soluzioni, con Mario Gianfranco le abbiamo già lanciate nella recente campagna elettorale, le spingeremo ancora con il reddito di maternità, chiamiamole politiche familiari, come ci pare, non importa. Però la Francia, dove il reddito di maternità sostanzialmente già esiste, seppur con altri nomi, altre forme, altri livelli di finanziamento, già ci sta dicendo che cosa si può fare e cosa si deve fare. Là la media figlia è più alta. E non veniamo, e non cadiamo nell'errore, ma là ci sono più immigrati che fanno figli. Là sono già la terza, la quarta generazione e hanno smesso di avere la media di 2, 3, 4 figli, si sono molto appiattiti e schiacciati sulla media delle donne francesi. 75 milioni, quando abbiamo famiglie residenti in condizione di povertà assoluta pari a 1,5 milioni e individui pari a quasi 4 milioni e 600 mila. Individui, famiglia, a casa mia ancora per un po' una famiglia fatta da due persone. Quindi quel numero di 1,5 milioni diventa 3 milioni, che sommato
almeno, perché se poi c'è il figlio, che sommato a quei 4 milioni e mezzo ci parla di 7, 8, 9 milioni di persone italiane sotto la, sotto la soglia di povertà assoluta, in condizione di povertà assoluta. Ma noi mettiamo 75 milioni di euro a prefettura per mantenere le persone in maniera indegna per loro, indegna, non lavorano, non fanno niente, e direi anche indegna se ci guardiamo allo specchio rispetto a queste persone che non hanno di che andare avanti, che se magari sono proprietari di un appartamento ad 80 metri quadri comprato con le fatiche di una vita e hanno 500 euro di pensione minima, non hanno diritto a un aiuto. Vendi la casa, pagati l'assistenza. Non lo vogliamo più questo. Questo deve cambiare e deve finire. Io vado avanti e chiudo perché sennò poi mi ammazza l'avvocato Fiorina. Questi sono i principi che abbiamo portato in campagna elettorale: centralità della persona e della famiglia nella società, promozione esclusiva della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna, soggetto centrale e insostituibile della società, tutela e promozione della vita e della dignità della persona dal concepimento alla morte naturale, educazione, libertà di scelta educativa. Qui si gioca tutto, perché quel toccatino magari era una manifestazione libera, potevi scegliere o non scegliere, ma qua te ne infilano in maniera subdola, senza avvertirti prima qual è il contenuto che vogliono propinare e somministrare a tuo figlio. Qui parliamo di scuole, azioni con i più deboli in via prioritaria per sostenere la loro sofferenza, il loro disagio e la loro emarginazione, pianificazione di medio e lungo termine. Se non fa su un governo che prende questi dati, ed è solo un assaggio, che ci dà l'immagine di una prospettiva futura di ciò che l'Italia rischia di diventare, ma che si sta già, come dire, delineando all'orizzonte, è finita. Mario, o capiamo? O moriamo. Dal Veneto al Piemonte, Lucianella Presta e Cristina Tacanti, credo che vi presenterete da sole e volete parlare in coppia. Cominci tu e poi segue lei. No, no, è una coppia, dico, di due donne. Perfetto. Siamo una coppia di fatto. Il marito dice che ci sentiamo, mi sento più con Cristina che con lui stesso, quindi noi siamo del popolo della famiglia, ma effettivamente dietro ci sono queste coppie di fatto. Siamo due guerriere, io sono nata nel 68, sono Lucianella Presta e quindi forse ce l'ho nel DNA proprio di essere guerriere. Abbiamo messo al mondo dei figli, quindi abbiamo dato... Avremmo firmato per il reddito di maternità stando a casa e facendo le mamme, ma oggi purtroppo siamo qui a renderci conto che invece dobbiamo davvero tutti insieme invertire la rotta. Quindi togliendo del tempo alle nostre famiglie, ringraziando i nostri mariti che ce lo permettono e ce lo consentono, vogliamo davvero non solo far capire in maniera molto semplice, perché lo viviamo sulla nostra pelle, far capire e svegliare da questo sonno in cui tutta l'Italia è precipitata. Quindi noi dobbiamo ringraziare Mario Rinolfi, tutti lo hanno fatto, ma perché secondo noi è un profeta, perché davvero riesce a vedere in un decreto legge, in una prospettiva, quello che c'è e va oltre. Quindi ci ha davvero aperto gli occhi su cose che noi non avremmo mai potuto immaginare. Noi in Via Semplice rappresentiamo il popolo della famiglia Piemonte e siamo qui presenti una ventina di persone, ma dietro di noi
c'è davvero un po' quello che sta lavorando, perché noi non avremo come mamme il tempo di guardare tutti i giorni i giornali, eccetera, eccetera. Io riesco a leggere, cioè a seguire stampa e gazzetta, sono al lavoro. E quindi abbiamo persone che ci aiutano da dietro le quinte e davvero fanno, e facciamo gruppo, facciamo famiglia. Quindi vogliamo con un brevissimo filmato portare tutti qui, perché sono presenti qui con noi. Ferrino, nome che forse alcuni di voi già hanno sentito, ne ha parlato anche Mario. Allora, come abbiamo impostato il nostro lavoro? Avevamo alle spalle una storia, no? Perché le immagini riproducono momenti di un anno di attività. Noi siamo consapevoli che dobbiamo incidere a livello culturale, in quanto ognuno di noi ha delle competenze, non siamo tuttologi. E quindi abbiamo pensato che l'occasione che Mirko ci forniva, che la festa di oggi ci forniva, di lavorare sulla migrazione era lo spunto necessario per cominciare ad impostare un laboratorio. Da questo laboratorio, quindi la sinergia, la collaborazione davvero di tante persone con le competenze più diverse, dall'avvocato al medico, alla mamma, eccetera, abbiamo raccolto un dossier. Se qualcuno di voi sarà interessato, potremo metterci in contatto e passarvi il contenuto. Cosa consiste questo dossier? Che è un titolo che troverete forse originale,
o ci riconvertiamo o moriamo. Era, spero che Mario non ci chieda il copyright, ma per essere sintetici, dovevamo indagare su cosa si potesse fare per affrontare un problema del genere che i nostri relatori ci hanno illustrato. Cosa potevamo fare nel nostro territorio? Beh, intanto interrogare il territorio. Infatti vi mostreremo due brevi interviste di cui protagonista è una delle amiche qui in sala, che volontaria presso la San Vincenzo di Torino ha interpellato alcune mamme islamiche che regolarmente attingono anche le risorse della San Vincenzo e che le hanno rilasciato alcune dichiarazioni che peraltro poi lei non ha potuto trasmettere perché i mariti si sono opposti. L'ultima intervista, sarà il saluto, è invece quella rilasciatami da appunto Serafino Ferrino, che nel frattempo non è più sindaco di Fabria. Si era rifiutato di trascrivere un'unione civile e questo l'aveva reso, ha innalzato gli onori della cronaca, anche su di lui pende una denuncia. I giuristi per la vita si sono offerti immediatamente per sostenerlo. Da allora ad oggi nulla su quel fronte, però un'azione violenta sulla sua persona a luglio c'è stata. Quindi Ferrino non è più il sindaco di Fabria perché dopo 40 anni di servizio all'amministrazione di quella piccola città era esaurito il suo impegno là, ma noi speriamo che il suo impegno maturi sempre di più nel popolo della famiglia, perché dopo quel pestaggio non solo continua ad essere il presidente del circolo territoriale ivrea canavese, ma avrebbe voluto essere qua, non potendolo fare, ci ha dato i suoi saluti in questa intervista. Chiudo dicendo che il senso del nostro lavoro, che vuole essere eminentemente culturale, è recuperare la coscienza di che cos'era l'accoglienza nelle nostre radici, per esempio, greco-romane, giudaico-cristiane. Un riferimento che faccio è al concetto dell'ospitalità, come la concepivano i nostri antichi greci. E chiudo ricordando la figura di Ulisse. Ulisse arriva presso l'isola dei Feaci naufrago, nudo. Deve anche cambiarsi il nome. Chi lo accoglie in quella città? Nausica, che spera in lui lo sposo, ma Nausica, donna, gli dice: non chiedere al re, chiedi a mia madre che lei ti accolga, e la regina Rete lo accoglie. Ma cosa succederà presso quei popoli? Che l'accoglienza era sacra, era la Xenia e Zeus la proteggeva, ma i due contraenti di questo vincolo, che era ancora più radicale di un vincolo di consanguinità, si sanciva attraverso uno scambio di doni, doni che potevano essere impari. Allora, chiudo la metafora, anche noi accogliamo questi naufraghi, che poi magari naufraghi non sono, ma non possiamo più permetterci un donio di quel tipo, perché non ne siamo in condizione. Loro ci portano una cultura che ci vuole togliere la nostra, e non sappiamo accogliere, noi dobbiamo accogliere come cristiani, dar loro la mano e dire che è Cristo che dà loro la mano, ma un'accoglienza consapevole di che cosa dobbiamo essere, siamo noi padroni di casa. Quindi dobbiamo aiutarli. La nostra fatica è stato bellissimo metterla in piedi e grazie di questa opportunità. Adesso chiederei a Vittorio. A Vittorio. Grande applauso. Il primo è il video di Antonella, che è là in sala se volete avere maggiori informazioni, e il secondo quello di appunto Serafino Ferrini. Grazie. Oggi pomeriggio, durante il mio servizio presso un centro vincenziano di assistenza per persone povere e senza dimora, ho voluto intervistare due donne musulmane, due marocchine, che sono venute a ritirare il loro pacco con le loro bambine. E sono state molto gentili, molto disponibili, ovviamente non hanno voluto essere riprese, ma io le ho rassicurate in merito. Ho chiesto loro come si trovavano qui in Italia, se erano state ben accolte, e loro tutte e due mi hanno detto di sì, che gli italiani le hanno aiutate molto, sono molto aiutate dagli italiani. E che
riguardo invece alla loro presenza in un paese cristiano cattolico, tutte e due hanno ovviamente affermato che non hanno trovato alcun problema, perché non si sono neanche accorte di essere in un paese cristiano, non hanno visto segni né cose diverse da quelle che potevano aspettarsi. E lo ringraziate molto, sono state veramente molto gentili. Purtroppo, dopo una mezz'ora, tre quarti d'ora circa, sono arrivati i mariti, prima uno e poi l'altro, piuttosto seccati. Hanno preteso che cancellassi davanti a loro il filmato e io mi sono molto preoccupata soprattutto per quelle due signore, per le mogli, perché non so cosa sia successo loro, se sono state sgridate, picchiate, non lo so. E mi sono scontrata però in un fatto culturale molto grave, cioè ho proprio toccato con mano che le donne sono di appartenenza al marito e quindi non possono decidere in modo autonomo senza prima chiedere il permesso per ogni iniziativa. Ecco, questo è un lavoro per l'integrazione molto molto importante, affinché le donne marocchine, le donne musulmane possano recuperare la dignità, l'autonomia e liberarsi da questa oppressione maschile. Purtroppo, essendo questo parte di un dettame religioso, penso che sarà molto difficile, soprattutto in queste generazioni. Però è un fattore importante, perché anche riguardo alla cittadinanza, non si può dare la cittadinanza a persone che ritengono le donne delle cose e oggetti di proprietà dei mariti. Presidente del circolo territoriale del popolo della famiglia Piemonte, e ho il piacere di presentarvi, anche se suppongo molti di voi già lo conoscano, il presidente del circolo territoriale Livrea e Canavese, nella persona del professor Serafino Ferrino, ex sindaco della cittadina di Fabria. Il professor Serafino Ferrino allora divenne famoso per essersi rifiutato di registrare un'unione civile in nome dei propri principi. Purtroppo di recente, fine luglio, il professor Serafino Ferrino è stato anche vittima di una violenta aggressione e abbiamo motivo di supporre che ciò che ha indotto l'aggressore a colpirlo in questo modo possa essere verosimilmente riconducibile all'impegno che il professor Serafino Ferrino ancora manifesta con coraggio e anche con orgoglio a difesa della famiglia. In questa occasione però non parleremo di famiglia, se non indirettamente, ma parleremo di migrazione. E quindi io rivolgerò al professor Ferrino tre brevi domande, in modo che ci aiuti a conoscere la realtà dell'immigrazione nel nostro territorio, appunto il canavese. E allora, Serafino, la prima domanda è questa: cosa pensi della gestione dell'immigrazione sul nostro territorio? Buongiorno a tutti, grazie per questa intervista a Cristina. Sul nostro territorio l'immigrazione è decisamente mal gestita. La nostra città di Fabria ha il 9% dei suoi cittadini che sono immigrati, c'è integrazione. L'intervento che viene fatto da parte delle autorità locali lascia molto a desiderare. Non c'è un intervento diretto con gli immigrati, ma c'è una gestione che viene lasciata alle cooperative, le quali, inutile negarselo, fanno i loro interessi. Cosa dire a questo punto di un altro argomento collegato all'immigrazione? Mi riferisco all'attuale situazione di stand-by in cui si trova lo Ius Soli,
sullo Ius Soli è una scelta politica della sinistra, sicuramente di lasciarla in stand-by, di portarla su un binario morto, perché sarebbe deleterio per loro continuare su questa strada, farebbe solo esclusivamente il gioco del centrodestra o perlomeno del populismo. Infine, visto che siamo qui nell'ambito della festa della croce e quindi ti chiediamo che cosa pensi che il PDF potrebbe fare per orientare, per gestire l'immigrazione, che penso sia un dato al momento non risolvibile, solo attraverso delle azioni di integrazione, di accoglienza effettivamente però efficaci per il bene di queste persone e anche per l'equilibrio della nostra economia nazionale. Allora, innanzitutto, ripeto, l'immigrazione va controllata, dopodiché, come si dice, viene subita, dobbiamo subirla in modo che non crei danni al nostro tessuto. Direi che il passaggio principale è quello della scolarizzazione. Queste persone arrivano, hanno una cultura molto, molto, molto bassa, non riescono a integrarsi, quindi io passerei una buona accoglienza in strutture adeguate, non gestite da cooperative che fanno spesso i loro interessi, e poi dopodiché poterli organizzare in corsi, spiegare com'è il nostro ritmo di vita, quali sono le nostre abitudini, quali sono le nostre leggi, in modo tale che sappiano e, ricordo ancora, uso il termine di un po' pesante, debbono assolutamente imparare a rispettare. Bene, vuoi dare un saluto agli amici di Riolo? Ringrazio per la vostra disponibilità e per ascoltare questi pochi. Quindi passo la parola a Mauro Turini. Dai, a lui nessun applauso. Dai. Conclusione questa, intanto grazie a voi, grazie a tutti. Cose tecniche, io devo un po' stressare anche da questo lato qui. Adesso avete ricevuto il voucher del pranzo, ci sono, ripeto, due unità di ristorazione, per cui guardate bene dove siete. Chi avesse dei posti liberi in auto si rende disponibile a chi è a piedi, perché a piedi non ci si arriva. Quindi chi è a piedi si dia da fare a dire io sono a piedi, chi è che mi può caricare, altrimenti non mangia niente, ok? Quindi poi ci sono delle persone che si erano iscritte ma non sono